Nella seduta di oggi il Consiglio Comunale ha affrontato, fra gli altri argomenti in esame, l'approvazione della perizia per i lavori di somma urgenza in via Tito Lucrezio Caro a seguito della voragine all'altezza del campo sportivo Denza per un importo di circa 200.000 euro. Successivamente l'Assemblea ha anche approvato la convenzione fra Comune di Napoli, Ferrovie, Grandi Stazioni e Metropolitana per la cessione del diritto di superficie per 38 anni di aree ed immobili comunali sull'asse di collegamento di Piazza Garibaldi. No, voglio rassicurare i cittadini, la piazza è una piazza pubblica che gestirà il comune, destinata a tutti i cittadini. Stiamo parlando degli spazi commerciali nell'asse attrezzato che sotto, e quindi non in superficie, porteranno gli utenti dalla linea 1 della metropolitana, che la prossima estate veramente contiamo di inaugurare, verso il tunnel cosiddetto della Circonvesuviana. Lì si tratta di spazi commerciali, la cessione del diritto di superficie di quei spazi sotterranei consente, grazie allo sfruttamento che ne farà la società Grandi Stazioni, di evitare che il comune metta delle risorse per quell'investimento, perché l'investimento si ripaga proprio con quello sfruttamento commerciale. Quindi con questa delibera si mette il riparo al comune, uno dall'esborso di risorse per investimenti che invece devono andare ad altre priorità nelle città, penso alle buche o alle scuole. Secondo, si garantisce una gestione degli spazi commerciali che esonera il comune da qualsiasi rischio, mettiamo affitti che non rendono, insomma in questo momento di crisi affittare degli spazi non è una cosa semplice, e questo è un altro effetto positivo di questa delibera. Infine, dopo un ampio dibattito in cui sono stati esaminati circa 60 emendamenti, è stato approvato il regolamento per l'assegnazione in godimento di beni del patrimonio, una proposta giunta dagli assessori ai beni comuni Alberto Lucarelli e dal patrimonio Bernardino Tuccillo.